Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a grande richiesta, abbiamo anche lui. Insomma, colui che manca quest'oggi, colui che manca ora. Chi è Francesco? C'è Fabio, per noi, per fare questa sfida, quindi andiamo a vedere come si comporterà anche lui. C'è anche Fabio Di Mauro, che chiamiamo ora, che non è più in veste di commentatore, ma in veste di giocatore. Eccolo qui, Fabio! Sì, ciao ragazzi, oggi sono pronto per fare anch'io la mia shootout challenge. Mi ha messo un po' di pressione Calaia, con una media altissima. Comunque spero di fare una buona figura. Qual è l'obiettivo minimo per Fabio Di Mauro quest'oggi? Io vorrei puntare 10, più o meno. Cioè, la challenge, vedendo gli altri, si è rivelata più difficile di quanto mi aspettassi. Inizialmente avrei detto sui 15. Adesso, vedendo gli altri, ho notato che è più difficile del previsto, quindi abbasso a 10, che secondo me è comunque un buon numero. L'obiettivo dovrebbe essere quello di superare Abra Calaia, che ora è primo in classifica. No, lui è conosciuto sia da me piuttosto bene, sia da Steve, quindi comunque questo è un vantaggio a nostro favore, un vantaggio dei portieri. È uno svantaggio a favore di Fabio, però il vantaggio che ha Fabio è quello che ha già visto le due challenge precedenti, quindi ha avuto modo anche di poter analizzare qual è la mossa vincente per poter calciare, non arrivare troppo sotto, cambi di direzione come ha fatto Nick, insomma calciare prima di arrivare addosso al portiere. Insomma, ci sono varie tecniche che avrei potuto studiare in queste due challenge viste prima. Beh sì, più o meno sì, ma comunque mi aspettavo già queste cose da loro e quindi più o meno parto come sarei partito prima. No, sono molto curioso di vedere comunque come si comporterà, perché so che è bravo nell'uno contro uno. Vederlo qua in questo contesto con comunque tanta lucidità, senza troppe pressioni, per me può essere molto bravo. Cioè, sono curioso di vedere come andrà. Vediamo se riuscirà a piazzarsi al secondo o al terzo posto. Noi intanto al primo è impossibile. E c'è da dire che commenterà con me quest'oggi la sfida due ospiti speciali. C'è proprio lui, ragazzi, Nicolas Calaia, il mago, ed Ayman Maizi, il caimano. Eccoli qui. A tutti. Rettifico e correggo Fabio, sarà impossibile, non mi ricordo così. Impossibile? Sì. Niente impossibile, Fabio. Mi deludi. È ormai un mese e mezzo che giochiamo in squadra insieme e questa non l'avevo mai sentita da te. No. Non l'avevo mai sentita, mi hai deluso. Comunque hai tutte le carte in regola per giocartela e fare anche molti più gol di me, sono sicuro. Io e Fabio siamo due giocatori con stili di gioco e caratteristiche molto differenti. Io comunque, essendo alto, lui un ragazzo, non basso, scusami. Ma sì, che sono basso. Basso, un ragazzo basso. Cioè, non basso. Un nano da giardino. Io destro, tu mancino, e molto agile nel piccolo, Fabio molto agile nel piccolo, io molto, cioè molto più lento, sì. E magari fisico, io scarso e tu forte, quindi ci siamo, ci siamo, ci siamo. Va, magari. Allora, secondo me oggi mi aspetto da Fabio di superarmi nei gol. Secondo me arriverà anche a raggiungere i numeri di Calaia, che ha fatto circa il 50%, si può dire? Sì. Si può spoilerare, ok, 50%. Mettono pressione a queste aspettative. Dici che te la stanno gufando? No, vabbè, non gufando, però non so, è difficile comunque mantenere queste aspettative che comunque sono abbastanza alte. Ragazzi, invece in porta quest'oggi abbiamo Francesco Di Mauro e guardate chi arriva ragazzi, no, solo per voi, la velina, il professore d'italiano che oggi sovverchierà Non mi prendere in giro perché ho usato un verbo del 1802 ogni tanto mi capita. Quali sono le tue impressioni nei riguardi di questa sfida? Cosa ti aspetti? Allora, io intanto posso dire che non ho mai paura dei miei compagni di squadra, già ci penso alla sera a neutralizzarli, quindi paura mai. A parte gli scherzi, sono sicuro che Fabio possa fare bene, soprattutto perché rispetto ai suoi compagni è mancino, tutta un'altra cosa. Sì, sono curioso di vedere come si comporterà lui, lo conosco comunque da praticamente 18 anni, da quando sono nato, quindi è sicuramente un grande vantaggio da per me. Praticamente 18 anni, sì. Per un periodo non si sono conosciuti. Perché chiaramente per i primi anni di vita non ero pienamente cosciente di essere in vita, i primi anni, quindi. Ah, anche i primi non. Esatto. E poi se ci pensate, cioè dopo 3 mesi un bambino già compie un anno. È sconvolgente sta cosa. No, tecnicamente sì. Quasi. Speriamo che la taglino. No, questa è bellissima, Steve. È meglio di sovverchiare questa, cazzo. Cioè, andiamo a seguirlo con particolare premura in cabina di regia, che narreremo questa sfida e vedremo quale sarà l'esito. Ciao a tutti ragazzi, prima di lasciarvi al video volevamo parlarvi di un tema estremamente importante per tutti noi, ovvero quello della sicurezza online. Eh sì, siamo sempre più connessi e passiamo tantissime ore navigando sul web, ma questo significa pure che aumentano i rischi. Rischi come il furto dei nostri dati personali o l'accesso non autorizzato ai nostri account online piuttosto che al nostro computer. Ecco perché oggi vogliamo presentarvi Surfshark, la VPN che ci consente di navigare su internet in modo sicuro ed anonimo. Con Surfshark possiamo proteggere totalmente la nostra privacy, impedendo ai malintenzionati di spiarci o vedere cosa stiamo facendo. Fattore di vitale importanza quando ci colleghiamo al wifi delle reti pubbliche. Inoltre, navigando sui server degli altri paesi, abbiamo l'opportunità di accedere a librerie e contenuti Netflix esclusivi, non disponibili in Italia. Infatti, con Surfshark siamo riusciti a sbloccare film e programmi TV visibili in nazioni diverse. In più, utilizzando questa VPN siamo riusciti a risparmiare tantissimo sui biglietti di viaggio, trovando le migliori offerte online
online geolocalizzandoci in altri luoghi, visto che anche in base al luogo in cui ci si trova cambiano le offerte. E se non siete ancora convinti, sappiate che Surfshark offre una garanzia di rimborso di 30 giorni. E con il codice promozionale IDIMAURO potrete ottenere l'83% di sconto e 3 mesi extra gratis. Superfluo dire che non c'è alcun rischio nel provarlo, vi lasciamo il link in descrizione. Inoltre, per la protezione completa, insieme alla VPN potrete ottenere Surfshark One, che include Alert, Search e Antivirus. Con questi strumenti sarete protetti da virus, malware, fughe di dati e minacce alla privacy. Quindi non perdete altro tempo e passate da Surfshark, la soluzione perfetta per navigare in modo sicuro, accedere a contenuti georestritti e proteggere la tua privacy online. Passate da Surfshark oggi stesso. Adesso possiamo partire con Fabio e iniziamo col cronometro. Carichi, carichi, carichi. 3, 2, 1, via. Parte ora il cronometro. Punta subito, Steve. Mamma mia, cosa ho visto, ragazzi? È partito a mille, carichissimo. Ma Steve è rimasto in piedi fino all'ultimo e si è fatto trovare pronto. 3, 2, 1, via. Parte ora, sempre veloce, rallenta un po', finta di corpo, va sul destro, esterno della rete. C'era quasi, c'era quasi, c'era quasi. 3, 2, 1, via. Parte ora, pettina la palla con la suola, palo! Palo interno, e adesso non trova neanche fortuna. 3 tiri, 0 gol. Questa è la notizia quest'oggi. È la sorte, secondo me, è la sorte. Se posso dare un consiglio, prova a modificare le tue andature di velocità, di posizione del corpo, e lo metti in difficoltà, perché oltre che sei agilissimo, gli puoi andare via, ma appunto, essendo che la porta è piccola e non è quella da, come è da calcio, che hai spazio e puoi tirare dove vuoi, se Steve fa un passo ha già chiuso lo specchio, quindi in quella situazione bisogna, secondo me, provare a metterlo in difficoltà in un altro modo. 3, 2, 1, via. Parte ora il cronometro, vediamo che ha cambiato già andatura. Cerca il pallonetto! No! La palla alta, quarto, zero, non ci siamo! C'è la sorte che gioca, ragazzi, ve l'ho detto. Si sta ancora riscaldando, anche io sono partito male. Poi mi sono un po' rifatto, hai un pochino. Male lo stesso, però. 3, 2, 1, via. Parte ora, si è allungata un po' la palla. Vediamo, va sull'esterno, la palla rimane lì, quinto, zero, è andato sul sinistro senza finte, senza niente. E Steve esulta, lo vedo carico, lo vedo con personalità, ha preso sicurezza in se stesso, ma Fabio non deve demordere, deve rimanere sul pezzo per andare con questi 5 tiri e andargli a fare male nella seconda serie a Steve. Adesso proseguiamo con Francesco. 3, 2. Vediamo l'impatto di Francesco in questo. 1, via! Parte ora Fabio che vuole riscattarsi, punta va sul destro, la palla rimane lì, 5, 6, esterno della rete, 6, 0, umiliazione totale. Consigli di Abracadabra. Consigli del mago, vedremo insomma quale sarà l'esito. 3, 2, 1, via. Parte ora, sempre Fabio, le finte di corpo, e ora col piede destro. Francesco c'è. Gran riflesso. 3, 2, 1, via. Parte da Fabio con la suola, metti una palla con la suola, le finte di corpo. Eccolo! Il tunnel! Si è sbloccato così. E gli dici stai a terra, ed è girato, stai a terra. Cos'è che gli hai detto, Fabio? Ah no, ho capito male io. No, gli hai detto stai a terra. Ah, ok, terra. Allora ho capito bene. Francesco, stai a terra. 3, 2, 1, via. Parte ora Fabio, in accelerazione. E c'è. Buone le finte di corpo che sono state fondamentali per eludere l'intervento di Fre. Ok, se posso qua, è stato bravo Fabio che ha fatto delle bellissime movenze col corpo, ma una pecca a Francesco la do, perché ha fatto un passo indietro. Secondo me sì, se fosse rimasto nella stessa posizione, concordi con me? Sì. Se fosse rimasto nella posizione lì fermo avrebbe potuto fare meglio, diciamo. Sono d'accordo, anch'io ho visto quel mezzo passo lì indietro che poi dopo lo ha svantaggiato. Infatti mi dà la conferma anche da là. 3, 2, 1, via. Parte ora, in velocità, porta la palla con la suola, cerca le finte, si porta poi la palla sul sinistro! E questo è un golasso, finalmente. Ma è partita la parolaccia, perché qua è stato un bellissimo gol, è partito a mille, infatti l'ho detto, ragazzi, serve che si sblocca e poi è solo in discesa, no? Stavo dicendo è solo in discesa. Adesso andiamo a sentire anche quelle che sono le impressioni di Fabio, che si è ripreso bene negli ultimi 3 tiri, i primi 7 da cancellare, gli ultimi 3 molto bene, sei arrivato ora. Quindi cosa ne pensi di questa challenge? Come sei partito? Quali sono state le difficoltà iniziali che hai intrapreso? Quali sono state le difficoltà iniziali che hai insomma riscontrato in questa sfida? E poi dopo bene negli ultimi 3? Beh, le difficoltà iniziali sono state capire cosa fosse meglio fare. Cioè all'inizio capisco che andare troppo vicino, poi mi chiudo lo specchio,
giro, però per scartarlo volevo andarci vicino e poi vedere un po' in base a cosa c'è il portiere, se andare a destra o a sinistra. Voi avete delle considerazioni, ragazzi? Mago? Volevo chiederti che cos'è che ti ha messo in... così in difficoltà ai primi tiri, qual era il tuo pensiero principale, che cosa cercavi di fare? Sì, secondo me la mia difficoltà principalmente è stata decisionale, cioè non avevo bene le idee chiare, l'ho avuto un po' al primo tiro e non è andata bene, poi non so, nell'altro non ho bene le idee chiare, secondo me è stato questo. No, io se posso correggerti, ti serviva solo una cosa, sicurezza in te stesso. Sono d'accordissimo con Nick e secondo me, come mi hai detto prima, dal primo gol Fabio non smetteva più di segnare, infatti si sta dimostrando così. Andiamo a sentire anche il parere dei portieri, vieni qui Steve. Mi ha sorpreso molto sul primo tiro, sul primo shootout è partito fortissimo, andava ai 2000, faceva veramente paura e sono stato bravo e fortunato a riuscire a chiuderlo in spaccata, forse lì poi psicologicamente mi ha un po' sofferto, però poi come ha detto Nick prima, una volta che ha trovato la via del gol ha trovato la freddezza e la lucidità, sì, di trovare anche gol difficili, perché comunque li ho visti da fuori e a centimetri veramente dalle gambe del portiere e dal palo, quindi gol non scontati assolutamente, quindi serviva solo un minimo entrare in confidenza con quella che è la sfida. Francesco, da cui mi sarei aspettato qualcosina in più, invece è stato colui che nella sfida è andato peggio. Sì, sono andato peggio, alla fine anche Fabio mi conosce, quindi forse ha dimostrato più di conoscermi lui che quanto io lo conoscessi. Buono. E niente, sì, mi ha messo in difficoltà, poi penso che comunque lui abbia preso anche un po' più di confidenza in generale e sicuramente potevo fare un po' di più. Non ho niente da aggiungere, andiamo alla seconda manche. Andiamo dunque dentro con la seconda manche, vedremo quale sarà l'esito di Fabio in questa seconda battle contro Steve Caccavale. 3, 2, 1, via. Partiti ora. Vediamo che cambia un po' l'andatura. Va sul sinistro, buono, e questa volta buono, riesce seguito, a spostarsi. Ha seguito i consigli di Abracadabra. Mi sa che è sul pezzo. Infatti Fabio, ricordiamo, è a 4 shootout di fila. 3, 2, 1, via, partite ora. Va Fabio che pettina la palla sempre con la sola. Poi destro, sinistro, esterno della rete come prima. Interrompe la serie. Interrompe la serie, anche qui è andato sul piede debole, quindi teniamo in considerazione anche questo fattore non poco rilevante. Ha voluto magari, visto che Steve conosce Fabio, la maggior parte delle volte va sul sinistro, stavolta ha provato ad andare sul destro. 3, 2, 1, via! Partite ora, ora più lento, va sul sinistro! E questo è un golasso. Questo è un golasso. Questo molto bene. Veramente ha spostato la palla, ha tirato in maniera veramente forte. Complimenti a Fabio. Ma a malincuore devo sperare che non mi superi. Mi manca un gol e mi supera, quindi devo fare un po' il gufo a Fabio. 3, 2, 1, via. Parte ora, pettina la palla con la sola. Ora chissà se andrà sul destro o sul sinistro. È qui, molto bene Steve. Molto bene, qui ha calciato col sinistro, prevedibile direi. Sì, ha coperto bene anche lo spazio della porta di là, vede che è manzino, è perspicace, ragazzo intelligentissimo Steve, quindi come possiamo dire, anticipare, sì, prevenire. Prevede prima, il termine giusto è prevede prima la giocata. 3, 2, 1, via! Partiti ora! A Fabio che cerca le finte di corpo. Cerca il tunnel, la palla passa, però tocca col polpaccio destro. Esulta ora Steve Caccavale che neutralizza così il tentativo del numero 11. Cambio in porta, tocca a Fre. 3, 2, 1, via. Partiti ora. Va Fabio che punta Fre, cerca le finte di corpo, poi va sul destro, sul sinistro, poi sul destro. Poi non ho capito, come andava sul sinistro, sul destro? Non lo so, in poche parole sappiamo che Francesco è a terra, del resto non si sa come è andato, perché è stato tutto in una micro frazione di secondo, non siamo riusciti a seguire al 100% l'azione. Cioè Francesco, cosa stai dicendo Fre? C'era il tempo? Sì, è arrivato il tiro a 6.50. 3, 2, 1, via. Parte ora. Punta Fre, cioè un gol facilissimo per lui. Infatti quello che dico è di essere più, cioè sta cominciando a essere più sciolto. Più sciolto, ma ha molte più giocate. Sto vedendo che Fabio sta riuscendo a mettere in difficoltà i portieri, cercando nuove soluzioni e nuove invenzioni, appunto. Continua così Fabio, continua così, non mollare, 3, 2, 1, via. Parte ora Fabio, sempre con la sola, sempre elegante. Cerca di far andare a terra, Fre, ce la fa. Gol di punta, quello che rivendicavamo prima. Si merita questo applauso secondo me ragazzi, si merita questo applauso perché ve l'ho detto, cioè secondo me è lì che sta ogni, man mano è in discesa, cioè la difficoltà per lui è in discesa. Te cosa pensi Ayman? Ingegnere. Lavoro forza. No, davvero. Allora abbiamo un altro ingegnere, dopo il dottor Fatica abbiamo anche il dottor Ayman Maizi. Penso che Fabio stia crescendo e sta mantenendo un ottimo livello. 3, 2, 1, via.
Parte ora Fabio, che guarda Fre, lo punta, va sul destro. Bravo. E qui bellissima parata anche di Fre. Parata incredibile. Bravissimo Fre, è sceso all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, complimenti. 3, 2, 1, via! Andiamo con l'ultimo. Parte ora, parte più rapido del solito, cerca di spostarsi la palla sul sinistro, poi sul destro. Poi il pallonetto, cosa ha cercato qui? Una soluzione balistica dal coefficiente di difficoltà sicuramente elevato. È stato bravo. Eh sì, ha cercato il pallonetto, ma posso dire, Francesco era ancora lì. Andiamo adesso a sentire Fabio dopo la prima manche che si è conclusa con 10 tiri, 3 gol. La seconda si è conclusa con ben 5 reti. Quindi insomma stai raddrizzando il tiro. Hai avuto una percentuale realizzativa 1 su 2 nella prima manche. Peccato per come sei partito, però hai aggiustato il tiro. Sì, sicuramente meglio di prima. Poi ovviamente ho il vantaggio nell'affrontare Francesco rispetto a Steve. A livello psicologico riesco a capire i suoi movimenti. Capisco i suoi difetti legati all'essere più un portiere da calcio 11 che un portiere da calcio 5. Comunque sì, sto avendo un po' più calma. Prima ero troppo frettoloso. Sentiamo anche i portieri adesso. Andiamo da Steve Caccavale. Comunque si vede che Fabio sta prendendo confidenza con quella che è questa sfida, che penso non abbia mai fatto. Comunque nel calcio 11 si fa in maniera molto diversa, mentre noi nel calcio 5, cioè io sono molto più abituato di lui, quindi è molto bravo. Ha imparato a fare una cosa che è molto intelligente, ovvero nel momento in cui si sposta la palla sul suo piede forte, nel primo tentativo si è spostato molto bene, ma ha tirato concludendo raso terra. Io in spaccata sono riuscito a intervenire con la punta del piede. Una cosa intelligente che ha fatto facendomi gol è stato alzare il tiro, perché lì poi mi diventa impossibile riuscire a intervenire, perché vado in spaccata, la mano, certo, cerco di tenerla alta, ma comunque la porta non la posso coprire tutta. Lui l'ha alzata molto bene ed è una cosa molto molto intelligente da fare in una situazione del genere. Tu cosa ne pensi, Fre? Ti dico, il secondo gol sono andato completamente a battezzare il fatto che lui mi potesse puntare, quindi ho sbagliato io chiaramente, però e chiaramente essendo fratelli io me la sto giocando anche sotto un aspetto psicologico, mi sta stracciando anche su quello. Più che altro il discorso è legato anche alla differenza di baricentro, secondo me, cioè sto soffrendo molto il fatto che lui è molto più rapido di me nel spostarsi il pallone, nel muoversi e nel fare delle finte. Io per fare un passo lui ce ne fa due. E quindi ora null'altro da aggiungere se non andiamo a goderci l'ultima manche, gli ultimi 10 shootout. Pressione psicologica per Fabio, che vorrebbe andare a ipotecare un buon risultato. Vedremo quale sarà l'esito. Sei carico? Sì, sono carico, dai, speriamo bene. Proiettiamoci verso la terza manche. Stanchezza psicologica sia per Fabio che per i portieri. Vediamo come se la caveranno entrambi. 3, dai. 2, 1, via. Partiti ora, Fabio pettina la palla con la sola, la finta, il passo. Steve mi sa che è andato fuori. Steve, sei andato un po' fuori. Oddio, ragazzi. Tiriamo anche in ballo ZV Jackson. Sì, che io l'avevo fatto sbagliata, l'avevo fatta tipo da sub, tipo così. Non respiro. Comunque sì, Fabio raggiunge il suo nono gol su 21 tiri. Insomma, ora dai, diventa interessante anche l'epilogo di quella che può essere questa sfida. Andiamo subito però con l'undicesimo tiro. 3, 2, 1, via. Bam. Parte ora. Ora parte un po' più veloce del solito, amplifica i passi e poi qui è straordinario, straordinario, straordinario. Posso anche dire che vedo la tranquillità di Fabio nel portare palla, nel già sapere secondo me quello che vuol fare, molto sicuro di se stesso. Invece in questo caso ho visto uno Steve un po' più rilassato, anche con le braccia, non aveva le braccia allineate al pavimento per coprire, non far passare la palla sotto, ma erano un pelo rialzate, avvicinate nelle gambe. Non è il solito Steve. Cosa ti manca, Steve? Cosa sta mancando? Ha paura. Steve. È la paura. Vamo Fabio. 3, 2, 1, via. Parte Fabio, sempre con la suola, sempre elegante. Ora tira prima, ma becca il muro. 3, 2, 1, via. Parte ora. Cerca le finte e arriva il gol, molto bene, molto bene. 11 gol. Siamo a 11 gol. 11 gol. Meno 3 dall'obiettivo di Abracalaia. A meno 3 da Abracalaia e c'è l'ultimo tiro ai danni di Steve Caccavale. Quindi ci possiamo ancora arrivare. Io l'ho detto all'inizio del video, sono sicuro delle potenzialità di questo ragazzo. Cioè, mi sorprende. Ogni volta che lo vedo giocare mi sorprende sempre di più. Cos'è che manca veramente a Fabio? Domanda forse anche un po' scontata. Io penso di sapere la risposta. Il tempo. È l'unica cosa che manca. È il tempo. Fabio 3, Fabio 2, Fabio 1, Fabio vai. Vamo. Parte ora, bella la conduzione. Molto bene. 4 su 5, insomma un indice incredibile. Qua Steve purtroppo, cioè, ma è stato mandato fuori porta molteplici volte. È andato KO. Adesso è a meno 2 da Nicola Scalaia. Vivamente no, assolutamente. Ovvio che fa piacere a tutti essere primi in classifica, però credo che possa dargli più sicurezza in se stesso, superarmi, possa in ottica di un futuro nelle partite dargli più personalità e quel che manca per andare al meglio. Fabio 3, Fabio 2, Fabio 1, Fabio vai. Parte ora.
la conduzione con la sola, le finte, se l'ha allungato un po'. E tre, non c'è, è. C'è. 3, 2, 1, via. Parte ora Fabio, uno contro uno. Grassico tocco con la sola, si sposta la palla sul sinistro. Francesco si allunga, gliela strappa dai piedi. Francesco in ottima forma, possiamo vedere che una parata davvero eccellente. Fabio 3, Fabio 2, Fabio 1, Fabio vai. Partito ora. Se la può ancora fare. E va ad agganciare Nicola Scalaia. Fabio equivale il mio record, ma ragazzi, non avevo dubbi. Già dall'inizio io l'ho detto, ragazzi, questo ragazzo può sorprendere tutta YouTube Italia, ve l'ho detto. Ultimi due tiri per superare Abra Calaia. Fabio 3, Fabio 2, Fabio 1, via. Parte ora, conduce con la suola, c'è tempo e Fabio va a siglare il 15° gol. Tranquillità massima, un ottimo giocatore, che dire. Ultimo tiro, Fabio per il 16° gol e ampliare le distanze, ora è a più uno da te, vedremo quale sarà l'esito. Percentuale realizzativa già del 50%, vedremo se potrà andare un pochettino oltre. 3, 2, 1, via. Parte ora Fabio in conduzione con la suola, va sul destro, non è finita, e finisce qui. Percentuale esatta del 50%, Fabio supera Abra Calaia di un gol, Fabio 15, Abra Calaia 14. Posso dire meritatissimo, perché ha fatto una prestazione ottima, è andato a concretizzare nel migliore dei modi. La cosa che mi è piaciuta, a differenza mia, è che lui è stato bravissimo a studiare meglio, secondo me, i movimenti dei portieri. È riuscito ad analizzare le piccolezze per riuscire a farli più male. Adesso andiamo a sentire anche il protagonista di questa challenge, di questa shootout, Fabio, che si posiziona al primo posto. Come hai vissuto questa sfida? Com'è andata? Dici un po' le tue vibes. È stata una sfida bellissima. Intanto ho sentito le parole di Nick, ti ringrazio tantissimo, davvero. Una domanda che mi è sorta per tutta la challenge era: come facevi a mantenere questa calma davanti al portiere? Ho visto che era meglio così, quindi sono stato praticamente obbligato. Ho visto che all'inizio ero troppo frettoloso e questa cosa era controproducente. Volevo fare le cose molto di fretta, che mi dava rapidità, però allo stesso tempo troppa agitazione mi faceva sbagliare, non mi faceva stare concentrato. Chi è il portiere che ti ha messo più in difficoltà? Beh, è stato Steve, ovviamente, anche perché... Ovviamente, no. Sta dicendo che poche parole sono schiappa, levati, cambia sport, ruolo. È il portiere più forte della Serie B di futsal, per forza. Sì, perché è un portiere da futsal, ovviamente abituato. E l'altro motivo è che conosco Fre, anche lui conosce me. Diciamo che si è vista la differenza, che sono riuscito a batterlo a livello psicologico. Adesso andiamo a sentire anche quelli che sono stati i portieri. Partiamo da Steve Caccavale. Nell'ultima tornata di shootout sono andato in debito un po' di gambe. Ho cominciato a sentire la quantità di interventi che mi hanno portato a fare questi giocatori che abbiamo intorno, e poi ho pagato un po' l'allenamento di ieri sera di mister Andrej, quindi diciamo che se ho fatto pietà è un po' colpa anche del mister. Un saluto al mister. No, dai, scherzo. No. A dire verità, seriamente, a livello muscolare l'ho sentita, e quindi ho cercato di rimediare facendo cosa? Cioè rimanendo comunque in piedi, perché non mi sentivo di andare giù in spaccata andando a tirare troppo a livello muscolare, per evitare insomma un infortunio, ulteriori dolori muscolari a livello di coordinazione, perché comunque ero un po' in debito di gambe. Andiamo a sentire anche l'altro portiere, Francesco Di Mauro. Mi sarei aspettato qualcosina in più. Cosa non ha funzionato? Cosa invece ha funzionato nella tua prestazione comunque in crescendo? Più o meno vale anche per me un po' il discorso che ha fatto Steve riguardo alla stanchezza. È chiaro che poi gli ultimi tiri siamo arrivati un po' più stanchi entrambi. Comunque è stato bravo lui, ha vinto con me anche la sfida psicologica, nonostante non sia più intelligente di me. Anzi, però comunque c'è da dirlo, è stato bravo, gli do i suoi meriti e bravo anche lui, certo. Comunque volevo dire che ciò che contraddistingue questi due fratelli, non so se avete notato, è l'apertura alare del proprio capello, che volano tutte e due. Allora niente ragazzi, noi vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto del video. Come al solito lasciate un bel like, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Noi ringraziamo i nostri ospiti, ringraziamo in primis Fabio Di Mauro quest'oggi, che è venuto ospite sul nostro canale, che è già di nostra proprietà, ma ringraziamo soprattutto Steve Caccavale, Nicola Scalaia e Ayman Maizi, che ci hanno fatto comunque il favore di essere partecipi in questo video, rendendolo sicuramente più bello di quanto lo sarebbe stato qualora non ci fossero stati. Io insomma, no. Grazie a voi, e Francesco, insomma, vabbè, Francesco il portiere. Per i congiuntivi comunque, non male. Sì? Non male, dici? È coniugato delle robe virtuosismi. Virtuosismi lessicali, complimenti. Hai visto? Vi ringraziamo per essere arrivati fino a questo punto e poco altro da aggiungere.
guardare, ragazzi. Iscrivetevi al canale e passate like anche dai profili di questi tre ragazzi: Steve Caccavale, Stevie's Mind, la mente di Stevie, qua nel banner. Nick, l'abbiamo già detto, ripetiamolo. Nicola Scalaia, ragazzi. E poi Ayman Maizi Caimano. Su Instagram. Passate al profilo di questi tre ragazzi che ci hanno dato una mano incredibile. E poco altro. Al prossimo video, ragazzi. Vamo. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao, ragazzi.